E questo è il bello, capito? Le cose che non cambiano, che rimangono uguali, le abitudini. Questo sapore, questo marocchino, grazie a te, sarà sempre lo stesso. Vendo il bar. Ma a chi? All'egiziano. Quello del kebab. In contromano torni nuovamente a parlare di diversità. E come mai questa tematica ti attrae così tanto, tanto appunto da parlare della tematica dell'immigrazione? Che valore ha per voi la diversità e anche che valore ha l'ironia che all'interno di contromano viene trattata in maniera quasi cruda, amara a tratti? Struggente a tratti. Struggente, sì. E sono orgoglioso. Ma innanzitutto la diversità è anche quella che stiamo vivendo in questo momento, solo perché non ci conosciamo, è solo questa la diversità. Ma poi tendenzialmente, come diceva Odd prima, una tua collega, siamo umani, siamo veramente, veramente tutti uguali. Dobbiamo essere orgogliosi di questa considerazione, perché è così, non ci sono alternative. L'ironia perché fa parte di una mia, come dire, di una mia grande gioia nel cercare di trattare determinati argomenti con ironia, perché forse non lo fanno gli altri, lo voglio fare io da spettatore, desidero farlo io. Ti faccio un esempio. Ho scritto un libro quest'anno, quello è L'antica e la Julienne, poi mi hanno detto degli editori che è l'unico libro comico in questo momento in circolazione. Io l'ho trovato una notizia drammaticissima. Noi siamo il popolo della commedia dell'arte e questa cosa si sta perdendo. Quindi mi piace sostenere un po' con ironia. È un tema difficile. Proprio per questo siamo stati particolarmente attenti. Ci abbiamo messo 2 anni circa, dall'idea allo sviluppo. E con l'aiuto di Ode, di Alex Fongià, insomma, e non solo loro, di altri attori e grandi colleghi di lavoro, abbiamo provato a dare al pubblico uno sguardo diverso, questo. Ma io dico sempre questo perché io sono uno spettatore, parte sempre da questo. Io non sono un documentarista, un ricercatore, sono spettatore, desideravo un po' questo sguardo diverso. Amico, amico, vuoi calze? Buona qualità, poco prezzo. No, guarda, mi lasci stare, non è giornata, per favore. Oggi non ho venduto niente. Sapesse quante volte è successo a me. Amico, per favore! Sono calze di buona qualità. Amico, guarda un attimo. Non ho bisogno di niente, soprattutto non calze. Perché? Guarda che sono buone. Filò di Svezia. Scozia. Si chiama Filo di Scozia. Od, passo a te e ti chiedo com'è stato lavorare con Antonio Albanese, e se è il tuo primo film italiano e sì. Soprattutto ho visto che è un viaggio on the road, se c'è una parte dell'Italia che ti ha colpito particolarmente, a parte Milano, dove avete girato, penso, nella maggior parte dei casi. So, è stato mio primo ruolo come protagonista in un film, è l'Italia, Antonio. Mi l'ha dato. Grazie. È stato un grande piacere e grande fortuna di lavorare con Antonio, perché lui è un bravissimo attore e io ho imparato molto con lui. J'ai beaucoup aimé Sperlonga, bellissima, Roma. Tutta l'Italia, tutti i posti che io ho visto. Sì, abbiamo girato un po' ovunque, sì, da Milano, la Toscana, Roma, Napoli, sì. Poi Genova, poi ci siamo imbarcati e abbiamo imbarcato in un'esperienza meravigliosa, sì. da Genova a Tangeri, sono 48 ore di nave e poi abbiamo fatto il Marocco quasi fino alla Mauritania, praticamente siamo andati un po' giù. Quindi, e loro hanno molto molto apprezzato l'Italia, continuavano anche poi nel tempo. Ho mangiato troppo. Dimmi com'è! Non ci siamo affatto, ovviamente. Abkhader, tu sai fare il marocchino? Certo, tutti qui sappiamo fare il marocchino. E il marocchino felice.
non sono un suo amico. Amico Carla! Vieni, io ho fronte, poi andiamo a lavorare. A proposito di cibo, che continua ad aleggiare nella conversazione, e di lenticchie alla julienne, e Mario Cavallaro, che è il tuo personaggio, è molto fissato, oltre ad essere una persona molto precisa, è molto fissato pure col cibo biologico, tant'è che ha un orto in casa e quindi mangia solo quello. C'è una ricetta che magari preleva da lenticchie alla julienne che vuoi dare ai nostri lettori? Ma può essere il brodo alla griglia. Che poi Mario è ossessionato veramente da quello, perché come tutte le persone un po' quando l'ossessione va oltre diventa un po' disperazione. Mario è lì a pochi minuti dalla disperazione. Comunque lui è un po' da brodo alla griglia, insomma, da forse colombaccio impotente, ecco, da queste cose. Passiamo a Accettola qualunque, perché comunque siamo insomma un po' usciti dalla tematica delle elezioni, e il tuo film tratta insomma il tema dell'immigrazione. Noi siamo curiosi di sapere che cosa hai intenzione di fare Accettola qualunque. Guarda, Cetto è in un centro di recupero, quindi lo cerco di sentire, non riesco neanche a contattarlo perché in mezzo alle mangrovie lì non prende, in Bolivia, in Sud America, in via del Sud, non ho capito. Però credimi, ogni lavoro, ogni tema che tratta è sempre legato alla politica. In questo momento questo è un tema importante, perché ha condizionato, grazie alle strategie delle paure, così ha condizionato un po', voglio dire, il risultato politico di questo paese. Ma è sempre così, è come una grande onda. Ed è curioso, perché stiamo vivendo uno dei periodi più tranquilli a livello di criminalità della storia dell'uomo italiano, perché nel 2016, lo dico a tutti, è stato l'anno col più basso numero di omicidi in questo paese, quindi è strano. Però c'è questa manovra, la strategia del terrore. Io ho fatto anche un personaggio che è il ministro della paura, quindi, come dire, conosco questo argomento. Ma è così, però insomma, questo è un argomento che c'è stato, c'è, ci sarà. E semplicemente io ho cercato di raccontarlo come, diciamo, come in una fiaba. Le fiabe si appoggiano tutte su misteri drammatici, su storione, su cupezze. C'è anche un po' questo, assolutamente. Quindi desideravo raccontarlo così, con un re e una regina. E a proposito, c'è un'altra sfumatura di Incontro Umano, che è quello dei dettagli, ne parlavamo prima. Mario appunto è una persona precisa, e in una scena del film parla dei calzini, del fatto che sono legati a una storia. Certo. E questa mancanza di cura dei dettagli, che alla fine si vede pure nelle piccole cose, come possono essere appunto comprare i calzini dal nero di fuori, no? Dal nero fuori, e un po' c'è anche nelle altre cose. Assolutamente sì, si sta perdendo un po' anche quella sorta di, adesso per intenderci, di artigianato che poi contraddistingue anche il nostro essere occidentale, il nostro paese. C'è in quel micro racconto, c'è un po' tutto questo, la perdita della grande arte, del grande artigianato, della grande bellezza dei nostri lavori, di tutti i lavori che... C'è anche questo, chiaramente, ed è uno dei dolori che l'Occidente sta affrontando, sta cercando di affrontare, la perdita proprio, un po' come con la comunità europea, si stanno perdendo anche determinati prodotti alimentari, si stanno abbandonando delle tradizioni, la paura di perdere anche le tradizioni c'è in quello. Allora, io adesso ti metto una mano sulla schiena, va bene? E tu ti lasci andare, così. Così, adesso, ecco, ti tengo anche le gambe, vedi? Sì. Allarga le braccia e tu ti lasci andare. Bene, così, sì. Ecco. Un invito ai nostri lettori per andare a vedere Contromano, per quale ragione? Beh, per rallegrare l'animo, come ti ho detto, parte da spettatore, la mia idea è da spettatore, quindi da spettatore desideravo vedere. È un film, noi lo amiamo molto e speriamo di darvi gioia, di rallegrarvi l'animo. Sì, allegro. Thank you.